Salve a tutti cari amici, rieccoci in quel di Yharnam durante la notte di caccia di Bloodborne. Dunque, siamo alla lanterna iniziale, come vedete. Avevamo lasciato in sospeso alcune cose alla fine del secondo episodio, che ora andremo a vedere, come la campana del richiamo. Usa i punti intuizione per chiedere aiuto ad Altrimondi. Grande campana scoperta nel labirinto sotterraneo. Il suo rintocco risuona fra i mondi. Il primo cacciatore l'ha usata come segnale per richiamare i cacciatori di altri mondi, perché superassero il varco e lo aiutassero. Un umano deve utilizzare punti intuizione per suonarlo, ma i benefici della cooperazione fra mondi sono grandi. Perfetto. Abbiamo anche il colpo del silenzio, ragazzi. I cacciatori sono collegati dal suono di campane e dei timbri particolari. Questo colpo inudibile ne interrompe la risonanza. Usalo per interrompere e impedire ulteriore cooperazione. Attivazione non disturba la risonanza di una campana a sinistra. Quindi se qualcuno ci invade, non potremo toglierlo dal nostro mondo. Ok, ragazzi, siamo pronti per suonare la campana la prima volta. E vediamo se qualcuno verrà in nostro aiuto. Intanto noi muoviamoci in giro per il mondo di gioco. Allora, saliamo di qua. Questa parte è a caso, supposedo non deve avere ancora qualcuno. Guardate cosa abbiamo lì, due mannari. Quindi attiriamoli pian piano. Usate questo trucco se non siete sicuri sull'affrontarli entrambi insieme. Anche perché guardate quanto danno fanno. Colpiteli attraverso la porta. Loro non riusciranno a passare attraverso questa porta. È un consiglio barra trucco che do sempre, questo. Il primo mannaro è andato. State attenti che fanno anche i doppi colpi, eh. È un po' lenta e lunga come procedura, come vedete, ma la lunga può pagare. Adesso sono anche stato colpito. Allora, spieghiamo bene com'è la situazione. Di là c'è il nostro primo boss opzionale. Vi ricordate nel primo episodio quando vi ho detto ascoltate? Vi ho fatto sentire quell'urlo lancinante. Quello era il chierico Belva, che avremo ben presto, ragazzi, anche se boss opzionale, il piacere di conoscere. Ora, portiamoci di qua. C'è molto che vi devo mostrare, c'è molto che dovete vedere su Bloodborne. Qui. Frammenti di pietra del sangue. Dobbiamo continuare a potenziare la nostra mannaia. Non è mia intenzione affrontare il chierico Belva con un'arma a metà. Fare DPS rapido qua è abbastanza indispensabile per quello che succederà a breve, che vi voglio mostrare. Dobbiamo raccogliere vari item, guardate quanti frammenti, e di qua sta per salire quel tizio, che adesso non avremo il timore di colpirlo,
anche se Perry non è venuto. Guardate dove siamo. Questo è dove abbiamo attivato la boss fight, scusate, la quest di Viola Gascogne. Lui era il tizio che era là a sbattere contro i portoni. E qui abbiamo un'evocazione. Evoca padre Gascogne. Lo potremmo usare per andare a sfidare il nostro chierico Belva. La cosa, ammetto, mi tenta, ma non so, non voglio rischiare i miei 2000 echi, che sono un buon livellamento per adesso. Per quanto non siamo messi male, potremmo anche provarci, ma c'è altro che devo mostrarvi, ragazzi. Tipo qua, guardate. Guardate dove siamo. Da qui vedete il mannaro che brucia, ed è la strada che noi abbiamo fatto. Quindi ricollegate. Bloodborne è un mondo grande, tutto terribilmente collegato. Qui troviamo un altro frammento di pietra del sangue, ed è il frammento che ci serve per, e un altro ancora, per potenziare la nostra mannaria. Guardate qua rompendo. Nulla essere qua. Siamo riusciti a fare un parry d'emergenza e buttare di sotto il nemico, molto bene. È anche morto dalla caduta. Di là. Ok, di qui abbiamo una scala che ci permetterebbe di risalire, ma non è nostra intenzione risalire, ve lo posso dire. Non ci interessa risalire. Il gioco ci mette questi nemici che alzano il braccio molto lentamente, come vedete, per farci capire i tempi del parry. Sotto abbiamo dei ratti. Vi ho già mostrato quanto può essere pericoloso il ratto in sé. Qua, guardate bene tutta questa zona, ci lasceremo cadere qui, ci proviamo in meno. Ah, non siamo riusciti, vuol dire che dovremmo rifare il giro. Il ratto era pronto a farci la pelle, quindi scendiamo e andiamo a liberarci degli altri ratti. Vi spiegherò poi perché. Altri frammenti, ragazzi. Ok. Allora, quei ratti che sono là, possiamo anche bellamente evitarli, signori, non ci garantiscono nulla, che non c'è nessun item importante da andare a prendere, credetemi. Quindi non ci danno veramente nulla. E ora riproveremo a fare quello che abbiamo fatto prima. Ovvero lasciarci cadere per prendere questo item. Della gente c'è anche morta qui. Questa volta è andata meglio. Ok, qui facciamo attenzione, guardate cosa c'è lì dietro. Uno di quei nemici da prendere con i peti.
e lo buttiamo di sotto. E troviamo un altro set qui. Ho visto una luce per un attimo. Ma forse sono solo effetti del gioco. Allora, cappello da cacciatore, ragazzi, uno degli elementi standard della tenuta del cacciatore. La produzione è andata all'officina. Si tratta di un equipaggiamento cacciatore di buona fattura che fornisce una buona difesa a chi deve affrontare la minaccia delle belve di Yharnam. Consente di assalire le belve di nascosto con il favore delle tenebre. Ok, come vedete avremo più arcane, più fulmine, più resistenza al veleno. Cosa che non ci serve, ci serve avere più difesa adesso. Idem per questo, ci fa difesa da impatto, ci toglie a fondo arcana, fulmine, ma ci aumenta fuoco e sangue. Ci toglie tutto, ma ci aumenta resistenza alla follia. Si tratta di un equipaggiamento da cacciatore di buona fattura, che fornisce buona difesa a affrontare la minaccia delle belve di Yharnam. Quindi equipaggeremo, come vedete, il nostro set del cacciatore. È molto bello come set, oltretutto. E qua vediamo se è ancora vivo quel nemico là. In teoria è morto. Scenderemo qui. Guardate tutti quei mostri là sotto. Cosa vi ho detto? Ci veniamo dopo qui. Quindi ora sapete come si fa a tornare rapidamente. Ecco qua, ragazzi, come vi dicevo, questi sono dei mostri. Prima c'ero morto e abbiamo recuperato i nostri echi del sangue. Stiamo attenti qua, perché appena si svegliano tutti... Cosa peggiore è farci mettere all'angolo da qua, perché hanno le braccia molto lunghe, come vedete. Sono morti tutti. Sempre in movimento, ragazzi, con questi nemici. Sempre perennemente in movimento, importantissimo. Ecco qua. Fate qualche attacco trasformazione se potete. Ecco qui, un movimento, ragazzi, un movimento sempre. Ecco qua. Qua non c'è niente, mi ricordavo che da qualche parte c'era qualcosa. State attenti, perché ci sono i corvi. Potete anche sparargli ad alcuni dei corvi per farli scendere. I corvi vi droppano, come vedete, i ciottoli. Quindi. Siamo nella zona dell'antico acquedotto e vi sto portando in un'altra direzione. Qua ce n'è un altro. Frammento di pietra del sangue, ragazzi. Servirà per potenziare la nostra... Vedete? Ok. Là in alto, guardate, corvi. Tiratevi giù. Questo è saltato da solo, molto bene. Allora, questa zona ve l'ho fatta vedere, guardatela avanti. Là, vedete che c'è un'ombra? Non sfidatela ora, non è necessario correre contro. Vi farò vedere dopo che cos'è quell'ombra, ma non è questo il momento. Il momento nostro è salire, arrivare qua, e questo, ragazzi, è il famoso ponte che era stato chiuso per via della caccia.
E non è neanche il momento di prendere questo ponte. Vi devo far vedere un'altra cosa. Guardate qui. Un ascensore. Uno shortcut. Potremmo nel caso richiamare questa leva prima era bloccata. Guardate che abbiamo un gigantazzo. Vediamo a piazzare i ferri e finiamolo prima che arrivi l'altro. Vi avevo detto che non era il caso di scendere adesso, ma adesso era proprio il momento di scendere perché guardate dove siamo. Guardate bene. Eccoci tornati. Quindi ora torniamo al sogno del cacciatore, ragazzi, per fare altro. E vediamo immediatamente cosa potremo fare al sogno del cacciatore. Allora, utilizziamo la nostra rugiada del sangue freddo, la nostra rugiada del sangue denso, otteniamo molti echi del sangue, come vedete, portiamoci qua e la prima cosa che voglio fare è rinforzare la nostra mannaia dentata, almeno più due. Ci servono altri 4 frammenti per potenziarla e sostanzialmente non li abbiamo. Quindi scendiamo, torniamo dalla nostra. Bentornata, brava cacciatrice. Che cosa desideri? Molto bene. Che gli echi divengano la tua forza. Lasciami avvicinare. Ora chiudi gli occhi. Allora, aumentiamo ancora vitalità, resistenza. A questo punto punteremo su il danno. Vediamo. 121, 120. Quindi ora portiamo a 14 e 14. Ed ecco qua. Abbiamo abbastanza punti ferita, abbastanza difesa e abbiamo un'arma più Addio. 2. Torniamo a Yharnam Centrale, siamo pronti prima di finire il nostro episodio per sfidare il nostro primo boss, il Chirico Belva. Allora, come vi ho mostrato, potete andare ad evocare Gasconio, poi potremo suonare la campana per vedere se qualcuno viene in nostro aiuto. Ma sinceramente, Chirico Belva è un primo boss opzionale che andremo a fare senza aiuti esterni. Cercheremo di abbatterlo da soli. Abbiamo diverse cose che ci possono aiutare. Ecco qua. Facciamo il nostro solito giro. Perfetto. Allora, prepariamo l'urna di petrolio per colpire il Chirico Belva perché il fuoco gli fa molto male al Chirico Belva. Ottimo. Vedete che averla portata. Evitiamo i mannari, non ci interessa. Ed evitiamo anche questi nemici. Lasciamogli oltre. Siamo pronti per la nostra prima boss fight, ragazzi. Io lo sto affrontando senza l'aiuto di nessuno, ma sono fiducioso. Eccolo. Lui non vi chiederà permesso, eh.
No, un bello scambio di colpi iniziale sia suo che nostro, se avete notato. Certo che se con il colpo trasformazione lo manchiamo. Perry, ottimo. Quando mette giù la testa così. Guardate il Mike di fa la mannaia. Quel colpo vi prende se gli state davanti. Ripoppiamo energia. Si arrabbia adesso, si arrabbia tantissimo, ragazzi. Vi ho detto che si arrabbia ora. Ma sta anche campando un po' troppo Chirico Belva, quindi... Eccolo qua, ragazzi. È stato abbastanza semplice, potremmo dire. Il nostro primo boss è stato abbattuto. Otteniamo lo stemma del cacciatore con spade e facciamo il nostro primo trofeo. Il Chirico Belva non ne aveva ancora fatti di trofei, ma... meglio così. Qua dietro troverete dei proiettili, nel caso rimanevate senza durante lo scontro potevate approfittarne. Accendiamo la lanterna ed ecco qua, potremmo andare a livellare oppure semplicemente proseguire nel gioco. Quindi una cosa, mettiamo un amico. E ora vi porto a vedere, i nemici ovviamente sono ripoppati, quindi noi vi porto a vedere una cosa. Eccoci qua, siamo tornati al ponte di prima. Come vedete ci aspettano quattro nemici e c'è una sfera che prenderà fuoco e ci rotolerà contro. Io vi voglio mostrare come evitare tutto ciò. È giunto il momento di fare quella cosa famosa. Correte, correte. È un cinghiale gigante questo qua, come vedete. Cercate di prenderlo alle spalle, così. Fategli il ripieno, come nel giorno del ringraziamento. Ed ecco. Grazie. Stemma del cacciatore con sego. Otterremo questo. Prendiamo anche l'altro loot. Rugiada del sangue freddo. E ora vi mostro. Cos'è lo stemma del cacciatore con sega? Mi pare che sia un item. Ecco qui. Allora, stemma creato nell'officina molto tempo fa. Attesta l'abilità nel ruolo di cacciatore di Belva. L'officina non c'è più nessuno che riconosce questo inutile stemma, con l'eccezione dei messaggeri della vasca, che ne comprendono il profondo significato. Certe cose possono essere affidate soltanto a un cacciatore in possesso di questo stemma, o almeno così essi credono. Se rientriamo, scusate, abbiamo anche lo stemma del cacciatore con spada, uno degli stemmi creati dalla Chiesa della Cura. La spada d'argento è un simbolo dei cacciatori della Chiesa. Ludwig, ricordatevi il nome Ludwig, è stato il primo di molti cacciatori della Chiesa della Cura, molti dei quali erano chierici, chierici che spesso si sono tramutati in orribili belve. Che fosse stato un uomo di Ludwig, il Chierico Belva, che è diventato quella belva gigantesca a cui abbiamo dovuto porre fine,
qua ragazzi si muore se vi buttate di qua, ve lo dico subito, perché volete fare gli intrepidi. Saliamo, troveremo una scala che ci conduce in alto. Una scala molto lunga. Uccidiamo questo. Avete visto che si è ferito da solo ed ha usato una sfera di fuoco. La sfera di fuoco che ha rotolato per questo ponte e ha ucciso i quattro tizi che erano lì, come vedete. Lasciandoci anche loro loot. Quindi ragazzi ci abbiamo guadagnato. Continuiamo. Manca ancora un po' prima della fine dell'episodio, poco, ma lo vogliamo gestire bene tutti insieme. Voglio mostrarvi altre cose che vi saranno utili per platinare il gioco, per fare i vari trofei. Quindi, guardate lì. Fatti perri a questo. L'altro è uno di quelli pericolosi. Ora vi mostro una cosa. Se passiamo di qua incontreremo finalmente Padre Gascogne, ma io non voglio rischiare tutti questi echi del sangue, quindi è arrivato il momento di usare il marchio del cacciatore ardito. Svegliamoci. E dove ci troveremo una volta svegli? A Yharnam centrale, vedete, vi riporta l'ultima lanterna che avete visitato. Noi torneremo al sogno del cacciatore, molto vagamente. Ed eccoci qua. Vediamo se abbiamo della rugiada. Sì. Quanti non abbiamo abbastanza pietre del sangue, però possiamo scegliere di livellare, quindi livelliamo ancora. Molto bene, lasciami avvicinare. Allora, questa volta come vedete 121, 120, puntiamo ad avere più danno, quindi 15. Se ora proviamo a livellare ancora 122, ci conviene livellare in vitalità. Perfetto. Allora, una cosa interessante, se andiamo dagli emissari, guardate, ottieni oggetti. Vi ricordate cosa c'è scritto sullo stemma del cacciatore con sega, no? Abbiamo la lanterna a mano che avrei dovuto comprare, in effetti, non abbastanza echi, ma poi ve la farò vedere. Abbiamo sbloccato lo stemma del capo cacciatore, costa 10.000 echi del sangue, ma attenzione, tutto c'è tempo e vi spiegherò cosa serve. Ci mettono in vendita le altre armi, la mannaia dentata l'abbiamo presa di base, ci mette in vendita il bastone filettato, la sega lancia, l'ascia del cacciatore, ma ci mettono in vendita anche il Kirkhammer per 3.000 echi. Kirkhammer è un'arma forza, ci in forza, non abbiamo neanche la forza per impugnarla adesso, quindi la comprerò più avanti per completismo. Un'arma utilizzata solitamente dai cacciatori della Chiesa della Cura. Da un lato una spada d'argento facile da brandire, dall'altro un'arma contundente in pietra capace di colpi tremendi con una forza d'impatto devastante. Queste armi forgiate nell'officina della Chiesa della Cura, che si dice sia nascosta da qualche parte nella grande cattedrale, sia nascosta da qualche parte, ragazzi leggiamo bene questa parte, sono state realizzate seguendo i principi di una scuola rivale. Quindi ragazzi siamo a un totale di livello, fatemi controllare per la nostra Anna, livello 20. Direi che il prossimo episodio andremo a sfidare Padre Gascogne, quindi il vero primo boss di Bloodborne, ragazzi, il vero primo boss è Padre Gascogne, quindi qua con la nostra To Be dei Poveri, come l'ho chiamata nell'altra run, la nostra
custode automa che ci fa rivelare la nostra Anna, che è sempre più rivelata, quindi a breve vedremo cose grandi con lei. Io vi saluto in questo terzo episodio, vi ricordo ragazzi, se vi è piaciuto l'episodio lasciate like, un bel pollicione, a voi non costa niente, vi siete visti l'episodio e cerco di aiutarvi, questo è il mio intento principale. Se volete iscrivetevi al canale mio, questo qui, secondo canale, il mio primo canale, questo canale è gestito con Cristian e Graziano, vi ricordo il nostro Elysium, ma soprattutto iscrivetevi al canale di Anna Lightwood, a cui è dedicato il personaggio, mia grande amica che stimo, a cui voglio un bene dell'anima, perché lei fa cose veramente belle, anche più belle di me, c'è poco da e ci vuole poco. Link a video, link in descrizione, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao a tutti e grazie di aver visto il video.